Ciao, sono Michelangelo Moggia e questo è Analizzare un quadro. Parliamo un po' di Van Gogh, o come si dovrebbe pronunciare correttamente, Van Gogh, volendo essere olandesi al punto giusto. Dicevo che Van Gogh considerava questo come uno dei suoi quadri più riusciti. Sto parlando del Raccolto, dipinto nel giugno 1888 nei pressi di Arles, in Provenza, nel sud della Francia. In questo caso, più che in altri, sapere dove è stato dipinto il quadro è fondamentale per apprezzarne appieno alcuni elementi che poi analizzeremo in seguito. Quella che vedi è la vasta pianura che circonda la città di Arles nel momento della mietitura, quindi stiamo parlando del mese di giugno. L'artista qui non vuole solo raffigurare questo paesaggio sereno e assolato, ma anche il lavoro dei contadini con le varie fasi della mietitura. In alcune zone del dipinto, infatti, si vedono qua e là piccole figure intente al loro lavoro. Oltre ai campi di grano, ci sono inoltre alcuni elementi del paesaggio che ci permettono di individuare la zona, in particolare la catena delle Alpilles, diciamo l'ultimo tratto delle Alpi, sono montagne basse che solcano la Provenza. E sulla sinistra, nello sfondo a sinistra, l'abbazia, o meglio i resti dell'abbazia di Montmajour, con la sua torre che spicca particolarmente. Si tratta in generale di un paesaggio che trasmette una sensazione di pace laboriosa. È una calda giornata estiva, c'è una pianura piena di luce in cui gli uomini sono serenamente intenti alle loro faccende quotidiane. Veniamo invece alla tecnica. Van Gogh ha dipinto il primo piano del quadro con pennellate spesse, distribuite in varie direzioni, sono pennellate materiche, ricche, mentre per lo sfondo ha utilizzato degli strati di colore più omogenei e sottili, che suggeriscono il susseguirsi dei campi e soprattutto contribuiscono a dare il senso di profondità della lontananza al quadro. I colori sono accesi e vivaci, tra questi spiccano ovviamente le varie tonalità del giallo del grano. Quando dipinge questa tela, Van Gogh è arrivato in Provenza da Parigi da alcuni mesi e per lui è stata una vera e propria rivelazione. La luce e i colori del paesaggio del sud lo hanno colpito profondamente e questo si riflette inevitabilmente nelle sue opere. Dal soggiorno in Provenza in poi, i colori di Van Gogh non sono più gli stessi, si schiariscono, diventano più forti, più vividi. Basta fare un semplice confronto tra le opere dipinte in Olanda, dipinte a Parigi, e quelle poi dipinte dalla Provenza in poi. L'ispirazione che riceve da questa terra, dalla Provenza appunto, lo porta a lavorare intensamente e a dipingere moltissimi quadri. E questo è per l'artista un periodo sereno che purtroppo finirà presto a causa dell'avanzare dei suoi problemi psichiatrici. Bisogna dire che non c'è paragone tra questa distesa di frumento dove domina la pace e la serenità e i dipinti dell'ultimo periodo dove invece il grano diventa un mare in tempesta, i cieli diventano cupi, plumbei, opprimenti. E le pennellate stesse si fanno caotiche, gettate con foga sulla tela, rispecchiano un po' il tormento interiore dell'artista che lo porterà poi alla fine a togliersi la vita.